Oggi siamo a Cingia de' Botti, provincia di Cremona, ospiti dell'azienda agricola Pieve Eco Energia, un'azienda zootecnica modello, vero esempio di agricoltura, di zootecnia di precisione e di come l'economia circolare possa essere una realtà. Infatti in questa giornata è stato inaugurato, tagliato il nastro dell'impianto a biometano, ultima tappa di un percorso avviato nel 2007 con la fondazione dell'azienda e con la costruzione contestuale del primo impianto a biogas, al quale poi se n'è aggiunto un secondo. Qualche numero: 1000 ettari di superficie coltivata, dei quali 500 in doppio raccolto, 1800 vacche in stalla, 900 in lattazione per la produzione di latte alimentare. Tantissima tecnologia, per fare solamente qualche esempio: 10 robot di mungitura, i robot per la preparazione e la distribuzione dei pasti, vitellaie all'avanguardia, riscaldate e con la distribuzione automatizzata del latte ai vitelli, però anche tantissima attenzione al benessere animale e alla sostenibilità. Danio Federici è cotitolare dell'azienda agricola Pieve Eco Energia e anche vicepresidente del gruppo Granarolo. Allora, un'inaugurazione, quella di oggi, che si inserisce perfettamente, non conclude, perché penso che magari nel futuro ci saranno altre sorprese, però si inserisce perfettamente in un percorso che voi avete avviato fin dall'inizio. Sì, noi, come sapete, abbiamo messo stiamo studiando tutte le possibilità che la nostra filiera può mettere a disposizione per avere come fine ultimo il latte più sostenibile possibile, per cui qua oggi abbiamo un impianto già in funzione da 3 giorni, di fatto produce biometano, e questa azienda oggi, diciamo, può pensare di essere di rappresentare un buon esempio di economia circolare, perché tutto quello che viene anche scartato dai cicli produttivi viene riutilizzato. Questo si fa sia con l'energia termica che con l'energia elettrica che con il metano. Oggi pensiamo che per completare questo percorso dovremo installare anche i pannelli solari, che sono un'altra grande opzione, in modo che il nostro motore, il cogeneratore, si accenda quando tramonta il sole e si spenga quando sorge il sole. Sostenibilità, ma anche tantissima tecnologia in stalla, perché ci sono i robot di mungitura, i robot per la distribuzione del pasto, tanta attenzione anche al benessere animale. E gli animali beneficiano anche di questo calore che viene prodotto? Sì, esatto, i vitelli, per esempio, dicevo prima, hanno il riscaldamento pavimento come quello che si usa nelle abitazioni oggi. Io dico sempre che io a casa ho i ventilconventori che mi seccano la gola e i miei vitelli hanno il riscaldamento pavimento. Comunque, poi abbiamo sempre col calore mitighiamo l'acqua di abbeverata sia dei vitelli che delle vacche, riscaldiamo le cuccette, le gabbiette, che diventano delle specie di incubatrici per i vitelli per i primi giorni, in modo di avere sempre per questi animali, dal punto di vista termico in questo caso, il meglio che possiamo mettere a disposizione. Poi ci sono i grandi spazi, la tipologia costruttiva anche delle attrezzature e poi la mungitura robotizzata, che è veramente un'espressione, diciamo, del benessere, perché ci affidiamo alla spontaneità degli animali ed è un passaggio culturale non facile per noi, che eravamo abituati a dettare la giornata, decidevamo noi cosa si faceva durante la giornata. Qua decidono gli animali cosa fanno e noi dobbiamo, tra virgolette, correggere casomai quella ritardataria che è un po' pigra, che non vuole andare, allora e va là, gli dai una pacca sulla spalla, sulla schiena e lei va. Tra l'altro voi avete un'altra stalla che è un pochino più datata di questa, fate la differenza, fate i confronti, il benessere animale paga in allevamento. No, diciamo che il livello produttivo è veramente diverso, perché anche qua gli animali fanno mungere, vanno più volentieri in mungitura e quindi c'è una mungitura in più di fatto. Quindi la mungitura in più rappresenta una produzione in più, e in più vediamo che anche la manifestazione del calore, eccetera, avendo spazi più ampi,
l'animale si comporta in un modo più, come dire, più naturale e quindi più spontaneo. Tra l'altro una tecnologia, questa è l'ultima cosa che parte dal campo, perché voi avete 1000 ettari, quindi immagino tanta tecnologia in stalla, agricoltura di precisione in campo e anche lì attenzione alla sostenibilità, perché voi producete ovviamente quelle che sono le materie che vi servono per l'alimentazione degli animali, però anche del pomodoro che sinceramente le bovine non lo mangiano, però per i batteri è fondamentale anche quello. No, è molto interessante questa domanda perché mi permette di trasmettere il percorso culturale che agronomico che è stato necessario in questi 10 anni. Ormai noi abbiamo quasi tutti i trattori che col GPS, forniti GPS, gli operatori stessi vogliono il GPS perché hanno imparato ad usarli e se non funzionano si fermano, quindi siamo diventati anche un po' dipendenti, no, dal GPS. E questo perché? Perché l'agricoltura di precisione in realtà ha questa grande particolarità di poterci far lavorare meglio in modo più semplice. Quindi l'interramento dei refoli viene fatto secondo, diciamo, con l'utilizzo del GPS e la semina viene fatta secondo con l'utilizzo del GPS. In questo modo noi riusciamo a concimare meglio e finalizzare la crescita dei semi proprio dove abbiamo distribuito il concime senza concimare le infestanti, quindi usiamo meno agrofarmaci, meno diserbi per le erbe infestanti e diamo tutto quel che c'è a disposizione alle piante. Questo ciclo, no, questa circolarità fa sì che poi il vegetale venga impiegato per l'alimentazione delle vacche, dei batteri, quindi è tutto, diciamo, è una cascina dell'Ottocento versione moderna, versione 2000, adesso non so come è la famosa agricoltura 4.0, che è una cosa vera, insomma, non è fantasia. Funziona e bisogna cambiare, naturalmente, come tutte le cose, bisogna metterci molto, bisogna cambiare le nostre abitudini, evidentemente, però ci sono dei benefici tangibili e poi rendono questo lavoro bellissimo, no? E con Giulio, che è la terza generazione della famiglia Federici qui in azienda, entriamo nel dettaglio. Siamo vicini ai vitelli, non i più piccoli, quelli appena un pochino più grandi, e per capire una di queste innovazioni tecnologiche, che cosa significhi anche innovazione in stalla. Allora Giulio, l'età di questi vitelli? In questi box i vitelli hanno dai 20 giorni fino agli 80 giorni di vita. Siamo in una fase molto delicata, la fase dello svezzamento, questo, che significa che il vitello passa da un'alimentazione liquida ad una secca, quindi passa dal bere latte a bere anche mangime. In questa fase è molto importante che i vitelli vivano con vitelli della stessa età per evitare competizioni che sarebbero fonte di stress per l'animale e che riescono appunto a preparare il proprio apparato digestivo, il proprio rumine, a quella che sarà la loro alimentazione per tutto il resto della loro carriera, di fatto. Allora, intanto questi sono quelli che hanno il pavimento riscaldato, come si dice, la lettiera riscaldata. Questi comfort anche. Ecco, qui il sistema dell'alimentazione, noi abbiamo visto anche l'altra vitellaia, dove ci sono proprio quelli appena nati, e che gli viene distribuita a loro scelta, quando vogliono possono prendere il latte. Qui funziona allo stesso modo? Qua il vitello accede in questa lattatrice e tramite il collare, tramite un chip che ogni vitello ha, la macchina riconosce l'età del vitello. Di conseguenza sa che quel vitello ha alcune esigenze alimentari e quindi somministrerà il latte ad una concentrazione, ad una quantità in linea corretta con l'esigenza del vitello, del singolo vitello. Ma per un giovane come te, che ha in prospettiva il proprio futuro in azienda, in questa azienda zootecnica, cosa significa tanta tecnologia? È uno stimolo in più? È sicuramente uno stimolo, è sicuramente uno strumento che deve essere usato nel modo corretto per incontrare il benessere animale e il benessere delle persone che lavorano in stalla. Quindi sicuramente questo tipo di stalle possono essere davvero di grande appeal anche per i giovani che devono scegliere cosa fare nel posto scuola, nel posto studi. Anche perché la tecnologia a voi giovani non fa paura. No, assolutamente, anzi, a volte fin troppo la utilizziamo a volte. Adesso una breve pausa e poi da Cingia De Botti ci ritroviamo dopo.